sempre con sto telefonino, almeno la prima uscita insieme te lo potresti tenere un attimo. Oddio Andrea, per favore, andiamo via che questa gente mi fa paura. Ma che gente? Ma che gente normale, questa qua, ma che viaggi ti fai? Ma guarda che ste donne sono un po' paranoiche. No, no, sei, mi fanno paura. Oh, italiano di merda! Hai visto? Ho detto tanto. Ma che a me è Cappellino! Ce l'ho con te, Cappellino! Andrea, ma che cazzo fai? Ma fai il furbo, Ce l'ho con te! Oh, oh, Cappellino! Oh, oh. Hanno detto a me. Sì. Vabbè, allora adesso ci penso io, non ci vado a fare vedere io a questi qua. Non ti preoccupare, i miei antenati hanno conquistato l'Italia e non mi faccio mettere i piedi in testa da questi quattro sbarbati. Ragazzi, vengo in pace, tra l'altro vi volevo dire questa cosa. Ma non, lei non è la mia ragazza, lei fa l'escort. E ha detto, guarda, vai a sentire dai ragazzi che vorrei tornare a fargli un pompino a testa. Specialmente a te, ma penso anche a voi. Cioè praticamente mi accompagna a casa, perché mi ha accompagnato lei con la macchina. Torna e voleva fare una bella orgia con voi, una bella mucchiata. Mi ha detto, senti dai ragazzi, solo se mi dicono un cenno, tipo ok va bene. E ha detto, mi accompagna e torna. Scusa. Va bene ragazzi, allora io vi saluto. Fai bravo. Mi raccomando, divertitevi. Ciao, buon lavoro. Ciao ragazzi. Ciao, sei stato bravissimo. Già li ha umiliati, mo non inferiamo e andiamo. Dai, su poverini, anche loro, cazzo.